Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Forza vitale. Energie Puglia, luce e gas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto. Una Pol, olio extravergine di oliva. Bentrovati, bentrovati cari amici di Spazio TV. Oggi puntata speciale, parleremo del bilancio, dedichiamo questa puntata ad analizzare il bilancio e quindi i vari stanziamenti di bilancio. Qui abbiamo i nostri assessori, Felice Addario, assessore alle politiche sociali, e Gennaro Ciscioli, assessore al bilancio. In studio con noi ci sono il nostro ormai mitico Salvatore Vernice. E poi il nostro Leonardo Simonetti. Quindi io direi di entrare subito nel merito. Lanciamo il servizio, le interviste che abbiamo raccolto, diciamo in strada, e poi cominciamo con le domande. Nel Consiglio Comunale tenutosi in data 26 giugno è stata approvata una manovra da 7 milioni di euro, dando così di fatto il via libera all'assegnazione di ulteriori fondi ai vari capitoli di spesa, attingendo quindi dai fondi di avanzo amministrativo. La ripartizione dei fondi è stata maggiore negli ambiti riguardanti i lavori pubblici, la cultura e i servizi sociali. Nello specifico, a questi ultimi sono stati riconosciuti oltre 1.400.000 euro. La somma sarà utilizzata per servizi di politiche sociali, assistenza a disabili e anziani e per il progetto dell'Housing First, consistente nel sostenere il pagamento dell'affitto di casa da parte di utenti in stato di indigenza economica. La cultura, da parte sua, incassa altri 500.000 euro che, sommati ai fondi già stanziati in bilancio, costituiscono un cospicuo tesoretto, pronto per essere destinato alle attività culturali della città, alcune delle quali già calendarizzate, come ad esempio Gusto Jazz e Verso Sud. Al comparto lavori pubblici sono stati destinati 3.500.000 euro da utilizzare per opere pubbliche e rifacimento strade. Nonostante le ingenti somme sopra elencate, le periferie e la loro riqualificazione restano fanalino di coda. Queste ultime, infatti, cavallo di battaglia in campagna elettorale proprio dall'attuale amministrazione, salvo nostra disattenzione, non sono state considerate. Nel corso dei 4 anni di amministrazione De Benedictis, oltre ad iniziative ludiche quali showqua, animazioni e banchetti di strada, con annessi murales decorativi costati cifre considerevoli, il fattore periferia continua ad essere una nota in sordina. Fattivamente possiamo riportare molto poco, solo piccole opere urbanistiche rivenienti anche dal passato che non rendono in pieno il concetto di riqualificazione. Riqualificazione delle periferie, qui come siamo messi? E qua siamo messi a metà, la riqualificazione delle periferie a metà è normale, perché se mi hanno fatto soltanto l'antistante dell'ingresso con una piazzetta soltanto e dei muretti intorno, quando invece spostandoli a 10 metri abbiamo, se lei guardate invece, ci sono dei muretti ancora quelli che io non ero ancora nato, e ci sono ancora dei terreni abbandonati, sempre dell'Arca che adesso è del comune, tutti abbandonati, ed è lì proprio una zona veramente dimenticata da Dio. Dall'altro lato non è stato speso un solo euro sul bilancio. L'amministrazione, più volte sollecitata, ha detto che farà ancora un altro progetto per ricompletarla, ma quando non si sa. Edilizia popolare, qui come siamo messi? Beh, qua siamo messi, dico, al di sotto delle aspettative, perché se noi guardiamo un po' a Viale Ofanto, c'è un'edilizia popolare che è stata fatta più di 2 anni fa ed è ancora ferma, ma non solo, è in una situazione critica, abbandonata a se stesso
e ci manca la sicurezza. Ci sono una marea di sterpaglie, la gente che si lamenta dei topi che ci sono. E poi la cosa più grave è che è aperto, c'è un portone aperto che salgono tutti sugli appartamenti. Hanno rovinato sarebbe i bagni, che hanno rovinato i termosifoni, i condizionatori e tutto. E hanno fatto una raccolta differenziata di rifiuti. Una situazione critica sia sanitaria sia anche della sicurezza. Effettivamente c'è una semplice rete che mantiene, non mantiene, e saltano tutti i ragazzi. Ci ritroviamo ancora una volta, a distanza di quasi 2 anni dalla costruzione di questa abitazione, in una situazione ancora critica. Date la possibilità che i cittadini respirino aria pulita, almeno questo. Ma come hanno accolto gli abitanti della zona queste iniziative? Mi spiega cos'è questo qui, se gli piace. È stata fatta da un artista di fama mondiale. Sinceramente abbellisce tantissimo questa parte della città. È un murale, anzi se ne dovrebbero vedere di più. Questo è Giano, no? Giano. Perché lui conosce il passato e prevede il futuro. Del presente che mi dice? Il presente sinceramente è anche c'è un grosso punto interrogativo del presente. Cosa ne pensa di questo? Non è che una ordaleria. Come? È una orderia. Ci mangio tutto il muro, riqualifica il quartiere, no? Qua, se è uguale, quello è il signore che non la mette noi. Che a me ne disegna e me, ma non questa ordaleria. Annaggia. Quindi non vi hanno chiesto se vi piaceva o non vi piaceva? No, ma hanno fatto tutto l'ordine del sindaco. Campo scomandito, palazzo. Usini, che chiacchierone, perché vengo a farlo quattro case, no, non posso fare niente, andavo a CP. Ma a CP ci sono tanti muri qua. Così stai, non posso fare niente. E che cazzo siete che? Ma hanno fatto un guacchio. Eccoci, tornati in studio. Io prima di dare la parola a Salvatore, naturalmente con le prime domande, volevo chiedere al nostro Leonardo, che è andato appunto ad intervistare, cosa te ne è parso, insomma, il risultato, a parte queste due interviste. Inizialmente la gente non ci ha accettato. Molti hanno detto, no, diceva tanto, venite, parlate. Ho detto, guardate signore, noi stiamo facendo solamente... Dobbiamo solo filmare alcune cose e chiedere cosa ne pensate per quanto riguarda, insomma, la periferia dei Corato. Ma insomma, giusto un paio, ecco, avete visto, cioè, non è stata una nostra scelta. Addirittura uno dal terzo, dal quarto piano ha lanciato una pera, non una pera, veramente un frutto. Difatti ha detto il nostro regista, dice, cioè, è meglio che la smettiamo. E quindi sicuramente il malcontento ci sta. Quindi qualcosa bisogna fare. Anche la parola. Giusto per correttezza, volevamo dire che noi abbiamo invitato Vito Bovino, che appunto forse ci raggiunge, insomma, dei problemi che sono sorti sul lavoro, quindi non sappiamo. Quindi ora passo la parola a Salvatore. Allora sì, una domanda per Gennaro e una per Felice. Innanzitutto all'assessore al bilancio, quali sono stati i principali criteri utilizzati per decidere la distribuzione di queste risorse aggiuntive? Allora, la definizione delle variazioni di bilancio è un lavoro molto complesso. È un lavoro che necessita della collaborazione stretta tra la politica, quindi tra l'organo politico e l'organo diciamo amministrativo, quindi l'apparato amministrativo, nello specifico nelle persone dei dirigenti dei diversi settori. È giusto dire che, per esempio, il dirigente, ormai siamo a metà anno, vede che ha bisogno di un euro. E quindi fa una proposta di poter avere questo euro in sì. più. E questo, diciamo, sì. Allora, ci sono... quindi arrivano dai dirigenti le richieste. Sì, funziona così. Allora, ci sono delle richieste che hanno natura prettamente tecnica e richieste invece che hanno una natura più politica. E insieme, diciamo, vanno a confluire in ragioneria attraverso i dirigenti, quindi sostanzialmente come funziona? I diversi settori vedono la collaborazione dell'assessore di riferimento che rappresenta l'organo politico e del dirigente di riferimento che rappresenta l'organo amministrativo, insieme sulla base di quelle che sono le esigenze tecniche del settore
e quelle che magari sono gli indirizzi politici dell'assessore, si fanno le richieste, vengono proprio, confluiscono alla ragioneria. La ragioneria le recepisce, le analizza, le valuta e ne verifica la fattibilità, perché dal punto di vista economico. Perché è complesso? È complesso perché chiaramente bisogna trovare l'equilibrio tra quelle che sono esigenze meramente tecniche. Per esempio, faccio un esempio, il dirigente si rende conto che i costi energetici sono aumentati in maniera esponenziale. Questo è per esempio accaduto l'anno scorso, quest'anno grazie a Dio questa cosa non è avvenuta, e quindi dice: guarda che a noi purtroppo ci servono urgentemente sul bilancio questi stanziamenti, perché altrimenti non riusciamo a coprire le utenze. Perché? Perché ci sono degli eventi straordinari, vedersi la guerra in Ucraina, per esempio, che l'anno scorso fece schizzare i prezzi. In alto, quest'anno, certo. Diciamo, questa cosa non si è verificata, grazie a Dio, però era per esemplificare, no, di una richiesta proprio tecnica. Oppure magari il dirigente dice: guarda che c'è questo progetto, dobbiamo fare un cofinanziamento del comune, è capitato in questo caso tipo per il Baschin, per il quale il comune deve mettere questa somma qua, il resto lo mette la regione piuttosto che il ministero a seconda dei finanziamenti, e quindi dobbiamo fare questa cosa qua. E queste sono richieste tecniche. Poi dall'altro lato, chiaramente, sulla base di quelle che sono invece le linee politiche già codificate, già diciamo scritte nel DUP, e quindi che poi l'organo esecutivo, che è la giunta, e quindi gli assessori e il sindaco poi vogliono portare avanti, quindi sulla base di queste richieste politiche magari ci sono delle richieste, appunto, che hanno una valenza più politica per realizzare questi obiettivi. E quindi diciamo, queste due richieste vanno insieme, e poi vengono filtrate dalla ragioneria. La ragioneria poi chiaramente taglia dove deve tagliare e dove è possibile tagliare. È un lavoro complesso perché bisogna poi alla fine cercare di garantire le richieste di tutti, cioè accontentare le richieste di tutti, ma dall'altro lato salvaguardare gli equilibri di bilancio dai quali non si può assolutamente prescindere. Quindi così funziona. Quindi in pratica, e adesso a Felice, tu e il dirigente dottore università vi siete seduti a tavolino, avete visto quali sono le vostre esigenze e avete fatto la vostra proposta al collega assessore. La domanda è: quali sono i principali servizi sociali che riceveranno un aumento di finanziamento e perché? Sì, allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, la questione è un Questo po' perché, complicata. diciamo, tu, l'assessorato ai servizi sociali, insieme a quello della cultura, sono quelli Che hanno avuto che hanno avuto, uno diciamo, quindi spostamento di bilancio più evidentemente ci preminente. sono, Sì. soprattutto nel tuo caso, delle esigenze particolari. Per la verità su questo va anche detto che alcune risorse erano obbligate, in qualche misura, come dicevamo prima, come diceva Gennaro, un po' comandate, indirizzate dagli uffici, perché in primis anche per evitare dei debiti fuori bilancio, perché sostanzialmente sono dei contratti, un po' degli impegni già presi e Su per cui progetti su avviati, progetti avviati, quali per esempio quando tu le risorse sul sostegno familiare, che è questa misura attraverso cui stiamo dando dei consistenti fondi alle famiglie, che in questo caso qui c'è qualcuno che fa il caregiver familiare di un disabile grave. Ci sono dei fondi per i progetti per la vita indipendente, che è per l'autonomia dei disabili. Queste sono delle voci grosse. Abbiamo anche dei fondi sulla povertà per andare a integrare i servizi che già offriamo, sia come ambito che come comune. Scelte invece più specifiche, più particolari di novità, sono in realtà poche cifre, ad essere vero. Al di là poi del piano sociale di zona, su cui poi aggiungerò, diciamo, qualcosina. Abbiamo esattamente 20.000 euro che sono stati inseriti sugli interventi assistenziali, e che è un bando che uscirà domani. Adesso però non so quando uscirà la trasmissione, quindi dico il 2 luglio per No, siamo in semplificare. Ah, diretta. siamo in diretta, perfetto. Quindi uscirà domani, e che sarà rivolto alle famiglie con minori con delle disabilità certificate, per andare a dare un contributo di 200 euro per delle attività estive che hanno svolto dal 15 giugno al 15 di settembre.
questo è uno stanziamento, per capirci, 100 famiglie circa, se tutti spenderanno il contributo massimo di 200 euro, avranno la possibilità o di andare a rimborsare delle spese che hanno già iniziato a sostenere, oppure grazie a questo contributo potranno pensare di avviare un'attività ex novo. Un altro servizio invece molto importante su cui spenderei qualche parola, e quello è anche quello più consistente, sono 100.000 euro sul cosiddetto progetto di Housing First. Cosa che è stato un po' citato nel servizio, però diciamo non in maniera super puntuale, ma anche perché è un argomento piuttosto tecnico. Cos'è l'Housing First? In realtà è una metodologia che esiste dagli anni 90 di intervento sociale, soprattutto sulle gravi marginalità, quindi sulle famiglie o nelle situazioni di singoli fragili che hanno, diciamo, pesanti fragilità di vario genere. Non è solamente aver perso il lavoro, ma magari avere delle fragilità psichiche che si uniscono a dei problemi grossi dal punto di vista familiare, oltre che del lavoro, eccetera. Noi con questo servizio, che abbiamo copiato sostanzialmente, cioè che vogliamo copiare, al momento stiamo solo stanziando il budget, dagli ambiti territoriali più innovativi che stanno sperimentando questo team, è sostanzialmente la possibilità di poter cercare un soggetto gestore che possa prendere degli appartamenti in affitto, perché se una persona sta per strada, diciamo, voi mi insegnate che andare a trovare un alloggio, anche dovesse recuperare dei soldi, andare a trovare un alloggio, diciamo, oggi che le garanzie si sono elevate tantissimo, è assolutamente è impossibile. Quindi che cosa stanno facendo alcuni territori? Stanno trovando dei soggetti gestori che prendano loro, con contratti su di loro, quindi delle cooperative sociali, che affittino loro degli appartamenti e d'intesa con i servizi sociali poter offrire un'ospitalità, un'autonomia abitativa che non è per pochi giorni ma anche per alcuni mesi, talvolta anche un anno, costruendo un percorso parallelo di autonomia per la fuoriuscita poi da quell'alloggio, perché sennò ovviamente, diciamo, non ne usciamo più. Perché si chiama Housing First? Dicevo, questa è una metodologia che è sperimentata, diciamo, negli Stati Uniti, ma per la verità è stato Basaglia forse il primo a farla in tutto il mondo, che semplicemente partiva da un presupposto, che quando bisogna sostenere il percorso di riscatto, di emancipazione, di recupero anche di una persona, il primo tema su cui deve agire è la casa, perché se una persona sta per strada non può neanche lavarsi, se non ti lavi non ti puoi vestire, non puoi neanche presentarti a un colloquio di lavoro e non puoi neanche andare a scuola, e quindi tutti gli altri diritti vengono negati. Quindi su questo fronte, in un periodo storico in cui gli affitti crescono, le garanzie crescono e gli immobili sono di meno, ci sembrava importante fare uno stanziamento in questo senso. Quindi questo è un progetto dove non è stata ancora individuata la persona che si assumerà l'onere. Di certo sarà un'organizzazione, non una persona, però adesso c'è lo stanziamento, poi ci sarà la gara d'appalto o la coprogettazione. Allora, la procedura di evidenza pubblica per selezionare il soggetto gestore. Io volevo chiedere, diciamo, a tutti e due nella procedura di stanziamento del bilancio sono state tenute in conto i pareri delle consulte, che, come abbiamo, la querelle c'è stata nelle scorse settimane, il consigliere Michele Lotito nello scorso consiglio ha presentato un'interrogazione. Abbiamo saputo pure che il presidente della consulta alla disabilità si era dimesso. No, poi al volontariato. Pare al volontariato, sì. Poi pare che siano rientrate. Sono rientrate. No, quello è Angelo Semeraro che si era dimesso. Abbiamo letto la lettera. Cioè, voglio dire, per stanziare il bilancio in determinati settori avete tenuto conto dei consigli venuti dalle consulte oppure no? Cioè, nel senso, come avete proceduto? Non credo che siano obbligatori. No, abbiamo detto prima, abbiamo chiarito che non sono vincolanti. Credo che soprattutto io su questo? Sì, poi anche. No, faccio un attimo di ordine. Allora, questo comunque non è l'approvazione del bilancio, ma sono delle variazioni di bilancio, quindi è un pezzetto più ridotto. Poi, rispetto alle consulte, in realtà è Angelo Semeraro, componente senza incarichi apicali, che si era dimesso e poi dalla consulta della disabilità e poi è rientrato. Abbiamo fatto venerdì pomeriggio un incontro con la consulta. Quindi la consulta del volontariato invece attualmente è senza presidente, perché Leonardo Diaferia, che ringrazio per il lavoro che ha svolto, si è dimesso per ragioni sue, però non in polemica con l'amministrazione, anzi con la Croce Rossa, che è la sua organizzazione, stiamo facendo anche un bel percorso in altre cose.
Rispetto, quindi in realtà diciamo, abbiamo tenuto ampiamente conto di alcune riflessioni che sono emerse. Ora devo fare un attimo uno spaccato sul piano sociale di zona, che è l'altro punto molto importante che abbiamo approvato nel Consiglio Comunale, che non avete citato, però abbiamo approvato un pianetto da 30 milioni di euro, sì, di servizi sul piano sociale di zona che, come fu detto anche in Consiglio Comunale, parte da addirittura Vendola come presidente della regione e Corato partecipò subito a questo piano e sono stati, adesso sono arrivati anche dei bei soldini. No, allora il piano sociale di zona è un dispositivo di programmazione istituito dalla legge 328 del 2000 nazionale, che poi viene attuato, viene fatto ogni tre anni viene fatto un piano nazionale delle politiche sociali, da cui ogni regione diciamo prende gli elementi cardini e crea un suo piano regionale delle politiche sociali ogni tre anni, salvo che poi più o meno c'è sempre un anno di proroga e quindi diventa quadriennale. Quindi non è che il piano sociale di zona si fa una volta, si fa esattamente ogni triennio, si prende atto dei trasferimenti nazionali, comunitari e regionali, si programmano i servizi in base appunto ai piani nazionali e ai piani regionali. Quindi in questo caso siamo nel ciclo nuovo. Perfetto, e quindi abbiamo fatto il nostro dovere, come giustamente diceva Gino Perrone, anche il senatore, diciamo, abbiamo assolto al nostro dovere, secondo me soprattutto con elementi molto interessanti. Io ricordo che l'allora presidente della regione fu uno dei che puntò subito su questo discorso dei piani di zona. E da lì poi si è proseguito naturalmente. Ti dirò di più. Il nostro attuale dirigente, dottor Emanuele Università, era un funzionario che insieme all'assessore Elena Gentile, assessore all'epoca, insieme all'allora direttrice di dipartimento Anna Maria Candela, che saluto, un'amica anche, era proprio lì a programmare per la prima volta diciamo questi piani, quindi ne abbiamo preso uno ferrato di dirigente. Però permettetemi di aggiungere la risposta a quello che diceva Liliana. Cosa è previsto lì, che era anche chiesto dalla consulta della disabilità in questo caso? Il taxi sociale, che è un tema, cioè chi non può autonomamente guidare o non ha qualcuno che lo trasporta. Ah, ecco, si è collegato. Ciao, Vito. Vito Bovino. Ciao Vito. Buonasera. Ciao Vito. Il taxi sociale, l'audio, appunto, è un servizio. Non sentiamo l'audio. Facciamo sistemare, facciamo terminare. Certo. Il taxi sociale era un servizio che era richiesto, appunto, come dicevo, permetterà attraverso delle convenzioni con delle organizzazioni che fanno già questo di mestiere, permetterà, diciamo, di rendere più facile la vita agli anziani o alle persone con disabilità non autosufficienze, che non possono sempre farsi accompagnare da qualcuno. Questo è un tema. Poi ci saranno degli altri elementi molto interessanti, uno di questi sono le attività sia di socializzazione sia anche di avvio alla formazione al lavoro per ragazzi under 21 con sindrome dello spettro autistico, che era molto richiesto soprattutto nell'ambito formazione e lavoro, perché magari di attività se ne fanno, ma di immaginare percorsi di sostegno alle capacità per un inserimento lavorativo nel nostro ambito non è mai successo, non è mai capitato. Poi un altro terzo tema importante che mi sento di dire è quello del co-housing per le persone con disabilità, in modo da favorire anche l'autonomia abitativa e immaginarci che gli adulti con disabilità non hanno solo due destini, o restare a casa con i genitori oppure finire in una struttura, ma invece quello di immaginarsi anche insieme una vita possibile. Credo che proprio su questi argomenti, tornando al discorso delle consulte, un parere più stretto, più tra virgolette anche vincolante da parte di chi quotidianamente vive questi problemi, forse sarebbe stato utile. Ora, a prescindere che non so se questo è stato già fatto o se avete intenzione di farlo, però per la consulta della disabilità, per tutte quelle consulte che sono composte da persone che, ripeto, vivono quotidianamente queste problematiche, quindi ecco, quello diciamo sarà un modo per poter parlare e sul campo decidere come muoversi. Voglio chiedere io all'assessore a dare una cosa, so che è arrivata, io ho preso qualche... C'è pure Gennaro comunque. No, io dopo ce ne andrò per lui, per carità. Visto che ci ha pagato per fare le domande solo su te. Intanto saluto Vito Bovino. Oh, buonasera, sei tu, Leonardo? Io so che è arrivata una
in precedenza era arrivata una vagonata di soldi per i servizi sociali e in più adesso è 1.400.000 euro. Accorato. Gente poveri o gente che ha bisogno di servizi sociali. Quanti ce ne sono? Avete un censimento? Avete fatto un censimento? C'è qualcosa? C'è. Possiamo dire che noi Accorato abbiamo 1.000 persone, 500 persone che hanno bisogno di questo, di quello, di quell'altro, in modo tale che noi distribuiamo queste somme o le mettiamo a disposizione per questo. Cioè, c'è stato un censimento? Allora, censimenti specifici fatti dal comune non ci sono stati, ma sarebbero molto complessi. Sui numeri però ci aiutano i dati, diciamo, nazionali, anche quelli dell'Istat o anche quelli del MEF, che ci dice delle questioni importanti. Ora, sul MEF, credo, dati dalle dichiarazioni dei redditi, credo che circa il 40% della popolazione coratina dichiara meno di 10.000 euro lordi all'anno di IRPEF, questo è un dato. I beneficiari RDC del reddito di cittadinanza, fino a che il reddito di cittadinanza esisteva, quindi fino al 31-12 dell'anno scorso, Accorato viaggiavano tra i 1.250 e i 1.450, poi col Covid c'è stato il picco massimo, che se moltiplichiamo per un numero medio di tre componenti, arriviamo a circa 4.500 persone che stanno sotto la soglia di povertà assoluta, come nel caso del reddito di cittadinanza. Questo dato è in linea con il dato che dà l'Istat, dove sostanzialmente dice presunto che il reddito di cittadinanza arrivava a circa l'8-9% della popolazione, perché siamo 47.000, 4.500, più o meno siamo all'8-9% della popolazione. Comunque noi per la verità non ci distacchiamo molto dai dati nazionali, i dati nazionali sono molto preoccupanti perché negli ultimi anni sia la povertà assoluta che la povertà relativa è salita ogni anno e l'abolizione del reddito di cittadinanza, che per la verità poi è stato diviso in due misure, l'assegno di inclusione, l'ADI e l'SFL, il supporto formazione e lavoro, sostanzialmente abbiamo una riduzione un po' della platea. Poi alla fine della fiera, diciamo, spendevamo tra i 8 e i 10 miliardi di euro l'anno, adesso ne spendiamo tra i 5 e i 7, sostanzialmente c'è stata una sforbiciata di 3 miliardi. La questione è molto seria, e in particolare nelle periferie, quindi non mi stupisce, diciamo, che quando si va a interloquire lì anche con un occhio che può essere visto un po' invadente, ecco, ci si aspetta ritorni di questo genere. Infatti c'è bisogno di un grande lavoro di prossimità e di dialogo con le periferie. Ecco. La presenza qua sulle spalle di Vito Bovino mi ha fatto subito nascere una domanda sulla sicurezza. Sì. 45.000 euro. Che ora non so come possono essere spesi, per quanti giorni, che cosa, forse nascosto tra i rivoli di qualche altro capitolo di bilancio, ma oggi come oggi che Corato ha bisogno di maggiore sicurezza. Oggi c'è stata una commissione dove, se non vado errato, è uscito fuori anche un discorso relativo ai parcheggi che dovrebbero essere col disco orario, ma non c'è nessuno che va a controllare, per esempio pensare a degli ausiliari del traffico, se può essere, diciamo, un'iniziativa valida, ma naturalmente bisogna trovare i soldi. 45.000 euro per la sicurezza. Ma tra l'altro credo che ci sia stato un intervento di Michele Lotito su questo punto. Vabbè, poi chiediamo a Vito, diciamo, di sì, sentiamo l'assessore Ciccioli. Sì, allora, intanto non è che Corato investe sulla sicurezza 45.000 euro. Non dimentichiamo che la polizia locale viene pagata. È una variazione di bilancio. Allora, nella variazione di bilancio, noi alla polizia locale diamo 220.000 euro. 220.000 euro che comprendono, tra l'altro, 60.000 euro per software, manutenzione software e per la segnaletica orizzontale, 60.000 euro per l'acquisto di due mezzi. Della polizia locale, così, perché che ci è stato richiesto dalla polizia locale, quello è il budget che ci è stato indicato, non è che ce lo siamo inventato noi, la polizia locale quello ci ha chiesto e quello gli abbiamo dato. Che si vanno ad aggiungere chiaramente a qualche milione di euro che viene investito per pagare gli stipendi
alla polizia locale e tutto l'apparato della polizia locale. Quindi non è che diamo 45.000 euro. I 45.000 euro cosa sono? Sono somme che andiamo a stanziare per interessare la vigilanza privata, quindi per pagare la vigilanza privata, perché abbiamo proposto alla polizia locale, lo abbiamo valutato insieme al comandante e anche insieme al dirigente della ragioneria, se fosse stato possibile o se fosse possibile, insomma, interessare la stessa polizia locale con dei servizi aggiuntivi, chiaramente retribuiti, con degli straordinari, piuttosto che con delle ore in più a progetto. Venne fuori da questa interlocuzione che la cosa, diciamo, non era fattibile. Da un lato perché il dirigente di ragioneria sollevava alcune questioni legate proprio al costo del personale, gli straordinari, poi magari su questo Vito Bovino ne sa più sicuramente più di me, però è legato diciamo, ai vincoli proprio sugli straordinari, su queste cose. E dall'altro lato poi c'era il problema che lo stesso comandante aveva in qualche modo interessato la polizia locale, diciamo, il suo staff, per capire chi fosse interessato a fare, diciamo, con una retribuzione aggiuntiva questo servizio, e pare, diciamo, che non vi furono poi delle adesioni, perché dal loro punto di vista non è così poi remunerativa questa cosa. Di conseguenza abbiamo dovuto dirottare, diciamo, sulla vigilanza privata. Abbiamo dato mandato al comandante di polizia locale di fare, diciamo, una stima di quelle che potrebbe essere un impegno minimo al momento, che però potrebbe crescere, perché chiaramente dobbiamo avviarlo in una fase sperimentale per vedere, impiegare la vigilanza privata, chiaramente, attenzione, non per fare ordine pubblico, e qui mi insegna Vito Bovino, la vigilanza privata non può fare ordine pubblico, la vigilanza privata non la possiamo al limite impiegare, su questo credo che il sindaco abbia già avuto un'interlocuzione col prefetto, sì. Vigilare dei beni comunali. Quindi qual è l'idea? Impiegare la vigilanza comunale, la vigilanza privata, per vigilare beni comunali in piazze, in punti strategici, vedasi per esempio Piazza Vittorio Emanuele, si può impiegare per esempio la vigilanza privata per vigilare, ecco, sulle giostrine, sui beni del comune. Analogo ragionamento su Piazza di Bagno piuttosto che su Piazza Sedile. Quindi loro possono essere impiegati per fare questo tipo di attività, non possono fare attività di ordine pubblico, non possono, per intenderci, fermare la gente a chiedere i documenti, ma al limite possono a loro volta, laddove fosse necessario, interessare o la polizia locale o i carabinieri o la polizia di Stato. Però qual è l'idea? È l'idea che comunque un uomo in divisa funga da deterrente, quantomeno contro gli atti vandalici, contro la criminalità, perché voglio dire la criminalità è un po' più sgamata, no? Anche contro le aggressioni. Però contro le aggressioni, diciamo, contro. E quindi questa è l'idea. Ora, chiaramente, noi adesso abbiamo stanziato una cifra iniziale di 45.000 euro per avviare questa cosa qua. Teniamo conto che abbiamo. Non abbiamo impiegato 750.000 euro di avanzo libero che abbiamo lasciato opportunamente e che con successiva variazione possono essere utilizzati eventualmente, laddove questo progetto dovesse andare in porto e quindi decollare, anche per integrare queste somme qui. Quindi 45.000 euro erano, diciamo, un punto di inizio per testare questo tipo di intervento aggiuntivo, perché se poi vediamo che non funziona o che è di difficile applicazione, eccetera, magari poi si ripensa, no? Quindi si pensa in maniera diversa. Quindi questo è. Quindi, c'è Michele Modesti che chiede: sulla cultura sono 500.000 euro o 1.000.000 di euro? Allora, sulla cultura, allora, qui dobbiamo, diciamo, fare anche una serie di ragionamenti che sono un po' più complessi dal 500.000 euro al 1.000.000 euro. Intanto, diciamo,
La cultura, se noi consideriamo la cultura nel suo complesso, teniamo conto che quando parliamo poi di cultura, tra virgolette, parliamo anche di spese per l'istruzione, per le scuole, del personale, degli stipendi del personale del comune, quindi del settore affari generali, che si dedica anche all'istruzione, alle scuole e ai servizi. La manutenzione anche delle scuole. La biblioteca, la gestione, abbiamo stanziato delle somme per gestire la biblioteca. Il teatro, quindi... No, scusa, ma la biblioteca a che punto sta? Credo che la biblioteca sia in la stiano per aprire. Abbiamo stanziato... La dottoressa Antonina, no? Io non conosco, okay, non so, okay, io okay, non, okay, non è il mio settore. Stanno completando gli arredi, credo siano terminati. È in fase di apertura. Ho fatto una gara d'appalto per gli arredi che dovrebbe essere stata conclusa. Sia la vecchia biblioteca che il Palazzo Gioia, diciamo. Perché il Palazzo Gioia verrà impiegato come parte della biblioteca. Sì. Quindi diciamo chiaramente per la gestione bisogna stanziare delle somme, chiaramente qua si parla di servizi ai cittadini, biblioteca è fondamentale, come anche il teatro. Ora, quel famoso milione di euro di cui diciamo parla il signor Modesti, e poi non è un milione di euro, poco meno, sono 700.000, 700.000. Voi avete valutato diciamo i benefici a lungo termine, pure l'analisi costi-benefici anche nel lungo periodo che comunque... diciamo si aspettano da questi investimenti nel settore culturale? Allora, il settore culturale non è un settore che di per sé deve creare economia, che poi diciamo in maniera come effetto collaterale diciamo, no? dell'investimento in cultura, c'è anche tutto un apparato di gente che lavora nel settore della cultura e che quindi ne trae un beneficio. Però quello diciamo è più un effetto collaterale, cioè l'ente pubblico quando fa l'investimento in cultura non sta a pensare al ritorno economico che avranno gli operatori della cultura. Però è anche un fattore fondamentale il ritorno economico. No, l'obiettivo principale è offrire servizi culturali ai 49.000 cittadini di Corato. Sì, certo, però se tu offri, se, diciamo, richiami turismo, diciamo, e quindi turismo, dai comunque commercio, ossigeno ai commercianti, crei tutto un indotto. Allora, guardiamo per esempio di ospitalità, Primavera Fest, eccetera, Primavera eccetera. Fest organizzato dal GAL, ma cofinanziato dal Comune, è stato, diciamo, un evento che ha avuto molto successo, che ha attratto gente dai comuni limitrofi. E che, per esempio, ci è stato molto invidiato, ho saputo, anche dalle amministrazioni vicine. Io so che, per esempio, mi è stato detto, però in maniera informale, che la sindaca di Andria ha detto, ma come mai a Corato, al Galle, era tal Galle, ma come mai a Corato avete fatto quell'evento e ad Andria no, che ha creato un indotto. Quindi, voglio dire, ha avuto una risonanza. Come tutti gli eventi diciamo culturali hanno una risonanza, quindi intanto per le attività economiche che vengono interessate, intanto per gli operatori economici, per il ritorno in termini, non dico di turismo perché si tratta di turismo locale, voglio dire gente dei comuni vicini che viene, però diciamo il fine non è un fine, non è che un'attività che viene fatta a scopo di lucro, voglio dire, è un'attività che viene fatta per offrire un servizio culturale alla cittadinanza. Ove per cultura chiaramente non considerarla in senso ampio, perché puoi andare, che so, dallo spettacolo teatrale magari più impegnato alla yo-yo, voglio dire. Certo, tutto fa parte, di giudizio, ma perché fa parte del nostro bagaglio storico, no? Culturale, anche la yo-yo fa parte del nostro bagaglio culturale e quindi non va sottovalutato come importanza, per fare un esempio, no? E quindi, ma voglio... perché per poi togliamo spazio a Vito Bovino. No, e chiudo su questa, sennò, poverino. E chiudo su questa cosa. Sugli stanziamenti complessivi su due capi. Poi qua apriamo un altro terreno, ma non voglio interrompere l'assessore Sciccio. Sì, facciamo, però, facciamo terminare. Vabbè, poi... facciamo terminare e allora, poi leggiamo l'intervento della preside. Sui famosi capitoli che vengono sempre incriminati all'assessore alla cultura Marcone, che sono quelli poi dai quali si attinge, no? Per poter pagare le spese relative alla festa patronale, piuttosto che a Natale, eccetera, piuttosto che tutta una serie di altre attività che durante l'anno vengono svolte, compreso il carnevale, compreso... Alla fine stiamo parlando di 700.000 euro complessi, non di variazioni, complessivi,
che se andiamo a rapportarli alla spesa corrente complessiva, che è di 43 milioni di euro, stiamo parlando di un impatto dell'1,7%, cioè l'1,7% della spesa corrente complessiva viene investito in Capodanno, festa patronale e attività culturali varie. Quindi non stiamo parlando del 90% delle spese correnti, cioè stiamo parlando dell'1,7% dei 43 milioni di spese correnti. Di questo parliamo. Quindi dobbiamo anche poi valutare nella giusta proporzione il fenomeno, cioè non lo dobbiamo sovradimensionare. Vabbè, poi per quanto riguarda la domanda che poneva la preside Aducci riguardo la scuola, la costruzione del nuovo IPC, voglio dire, quindi... Allora, noi abbiamo individuato l'area, abbiamo fatto la variazione al PIP. Ma anche Pasquale la Terza ormai ci stanno scrivendo. Sì, però andiamo, facciamo termine anche perché... Finiamo, perché poi c'è Vito Bovino. Pasquale la Terza, sugli animali noi abbiamo stanziato con queste variazioni, abbiamo stanziato 167 mila euro in più di risorse comunali proprio per gli animali. Vabbè, perché? Perché dobbiamo pagare maggiori rette al canile comunale. Voglio dire, non è bellissimo, voglio dire, parlare di canili comunali, perché sarebbe anche meglio che gli animali magari fossero adottati, stessero in famiglia, eccetera. Però purtroppo c'è una realtà di animali di domestici che non hanno una famiglia e dei quali noi ci dobbiamo occupare. Per il pagamento delle rette dei cani che sono tenuti oggi dal canile convenzionato col comune, abbiamo stanziato, oltre lo stanziamento che già c'era, altri 167 mila euro. Adesso questo soprassediamo un poco, così diamo spazio agli altri. Poi qualche sul professionale, diciamo, parliamo del professionale. Rispondendo, poi siamo passati. Facciamo un programma a parte. Allora, noi abbiamo fatto, andava fatta la variazione del piano, no? Sì. Del PIP. E noi l'abbiamo fatta, quindi adesso l'area sulla quale adesso magari Felice ne sa pure più di me sorgerà, è stata già individuata, è stata già fatta la variazione al piano, e quindi adesso bisognerà procedere all'acquisizione dei suoli la città metropolitana sta già procedendo col progetto, perché loro volevano da noi l'individuazione dell'area, noi gli abbiamo detto l'area è questa e quindi loro già stanno andando avanti. Noi nel frattempo dobbiamo procedere all'acquisizione dei suoli per la parte che non è già di competenza comunale ma è di privato. Allora, voglio far intervenire Vito. No, perché poverino, se sì. No, allora, sì, no, diciamo, no, che poi togliamo, no, vabbè, ma poi riprendiamo. Buonasera, ciao Vito. Voglio parlare un attimo del comune di cui tu sei comandante dei vigili urbani, quindi di Giovinazzo. Le unità che tu hai a disposizione da ottobre a giugno. Le unità, quanti vigili hai, sì, all'interno del tuo corpo di polizia? Io ne ho 18 di polizia locale. Abbiamo perso il numero. Quanti? 18 tra personale. Sul numero di abitanti di Giovinazzo? Amministrativi. Sì, Giovinazzo è una città di 20.000 abitanti. Però da maggio a settembre, diciamo così, assume un'altra veste. Essendo una città turistica, c'è un richiamo dai paesi vicini piuttosto notevole, quindi problemi non mancano. Più incidenti, più cittadini per strada, attività commerciali. Ma riesci ad avere in questo periodo estivo un aumento di personale o te la devi vedere con quei 18 che hai? Questo chiaramente per fare un raffronto anche con Corato. Fare i raffronti, ogni ente... Ente locale vive la sua particolarità, perché è legato a dei meccanismi di bilancio, quanto è stato fatto in epoche passate, diceva prima l'assessore, ci sono determinati parametri. Allora, io però, insomma, avete messo tanta carne a cuocere. L'ultimo, per esempio, parlo del discorso sicurezza. Non è la somma del progetto che non
dire, diciamo così, la voglia alla polizia locale, agli agenti, di prestare attività extra lavorativa in aggiunta. Bisogna vedere cosa è stato messo sugli atti. Io vi dico che l'altra sera, per esempio, l'attività nostra del comune di Giovinazzo ha prestato attività lavorativa sino alle ore 3, perché avevamo necessità di controllare le emissioni sonore dovute alla movida, e alle 3 eravamo per strada. È chiaro che il personale va incentivato. Bisogna vedere, ripeto, qual è la somma messa a disposizione per attività extra lavorativa, cioè in aggiunta, attività progettuali. Bisogna vedere quali obiettivi sono stati individuati dall'amministrazione in sede di concertazione. Però il problema sicurezza non è un problema che nasce oggi 2024, è un problema, diciamo, che da sempre ne abbiamo parlato, e non sono le 7, diciamo, riunioni di assise di commissione consiliare a dover trovare la soluzione. Il problema nasce ancora da radici più lontane, quello legato al personale. Cioè, se l'amministrazione targata De Benedictis ha raccontato di aver messo mano ai concorsi e poi a distanza di quasi 4 anni ci ritroviamo a dire che il personale locale non ha forze, non ha numeri da poter affrontare tutte le esigenze che il territorio, significa che o i concorsi non li avete saputi fare o effettivamente avete sottovalutato il problema di sicurezza. Abbiamo detto e sollecitato e invitato più volte, la mia voce in Consiglio Comunale penso che sia nota a tutti, molte volte ho palesato il bisogno di rivolgersi dal prefetto e chiedere alla Commissione, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E in quella sede molte volte ho chiesto al Sindaco di farsi accompagnare da tutte le altre forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale per dar maggiore forza, maggior vigore a questo progetto. Che il problema accorato non è stato mai affrontato, si procede con una lentezza spaventosa. La stessa cosa dicasi, prima sentivo dire il discorso sugli animali, non so quale cittadino chiedeva Pasquale questo. La Terza è intervenuto Pasquale La Terza, bene, che ringrazio. Beh, io ricordo molto bene, ho lasciato i lavori del Consiglio Comunale perché, come sapete, presto servizio e mi occupo di altro. Ho lasciato i lavori consiliari a gennaio 2024. Nelle ultime sedute della commissione, penso regolamento, presiedute dal consigliere Colonna, era in discussione il regolamento sul benessere degli animali, che è un adempimento proprio perché, come si faceva prima riferimento, le somme, le rette incidono sul bilancio. Allora, io capisco tutte le difficoltà quando si va, diciamo, a fare i conti della serva. Togliamo da quel capitolo, mettiamo da quel capitolo, rimpinguiamo quell'altro perché dobbiamo fronteggiare questa esigenza piuttosto che un'altra. Però se si procede con una lentezza ad affrontare i problemi, magari forse per indecisionismo, forse per problemi politici, che non starei qui a raccontare, ma anche questo è un problema piuttosto presente che esce fuori dall'ultimo Consiglio Comunale. È chiaro che poi il tutto ha una conseguenza su quelli che sono gli strumenti per poter fronteggiare le esigenze. Se noi non riusciamo ad abbattere i costi per la gestione del canile, per la gestione delle rette, perché queste cose l'assessore le può dire e le conosce sicuramente meglio di me, però se su questo non si riesce ad intervenire, magari sposando una politica sull'adozione dei cani, che adesso per quanto riguarda il mondo dell'affezione coprono una gran fetta, diciamo, di cittadini che aderiscono a tali politiche, bene, il tutto poi è chiaro che diventa evanescente. Sulla sicurezza, che cosa sono 45.000 euro? Ma ci mancherebbe altro che le macchine alla polizia locale non le dobbiamo comprare. Ci mancherebbe altro che non dobbiamo mettere manco il carburante nella benzina. Però il discorso è questo: per motivare il personale, per aumentare, per incentivarlo, ci vogliono politiche, prese di posizione piuttosto poderose. È chiaro che, e concludo, perché ripeto, avete messo tanta carne a cuocere, per quanto riguarda il discorso dell'impiego degli istituti di vigilanza, quello è un escamotage che si chiede magari di controllare, vigilare sul patrimonio immobiliare del comune per cercare di magari di avere più gente in divisa
tale da avere un deterrente, insomma. Ma il problema non si affronta solo con la polizia locale. Allora chiamiamo le associazioni di volontariato. Io sono contento quando prima ascoltavo che ci sono varie misure, vari strumenti. Aderito al PIM, pronto intervento minori, ciò che ci tenevo, e ho invitato io personalmente il mio collega Bucci alla presentazione presso il comune di Giovinazzo di tale strumento, d'intesa con il tribunale per i minori. Però sulla sicurezza siamo ancora fermi, non è il punto d'inizio, caro assessore, siamo all'anno zero. Per questo problema per 4 anni è stato sottovalutato, e non lo dice l'ex consigliere Vito Bovino, lo dicono i numeri, lo dicono gli articoli, lo dicono le preoccupazioni delle persone. Domenica sera fatemi una passeggiata in piazza, Corso Vittorio, Piazza Vittorio Emanuele, non si può circolare tra veloci, non c'è una persona. Si è mai chiesto alla Legione dei Carabinieri? C'è qualche problema di collegamento, la voce va e viene, però diciamo Si è mai chiesto come mai la città di Corato, una città di 50.000 abitanti, ha una stazione carabinieri citofonica che alle 20 chiude e dobbiamo chiamare il 112? La città di Corato appartiene ad un complesso organizzativo dei carabinieri presso la compagnia dei carabinieri di Molfetta, che ha una sola autovettura. Il territorio è così vasto, se dovesse succedere qualcosa, come accade, a chi ci rivolgiamo, chi chiediamo? Queste sono le iniziative. Ecco perché avevo chiesto al sindaco, allora ero consigliere, di partecipare insieme, di manifestare insieme con più forza, così come è stato per quanto riguarda il discorso dell'ospedale, della sanità, così anche per quanto riguarda il discorso della sicurezza. Però se si chiede così interventi sporadici, così a spot, così, i numeri dimostrano altro. Grazie allora, Vito. Sì, sentiamo la replica. No, allora intanto volevo salutare Vito e volevo dire che mi sono arrivate parole di apprezzamento da persone che conosco di Giovinazzo per il tuo lavoro. Ho detto, però Vito Bovino è una persona in gamba. Forse volete più che faccia il comandante e non il politico, questo mi state dicendo. Ma forse come politico sei più, come comandante sei più morbido forse nell'approccio. Ma insomma. Vabbè, però no, ci tenevo a dirtelo perché mi è arrivata sta voce, perché magari forse dalle nostre descrizioni ti avevano percepito come chissà, invece poi... Ah ecco, allora quindi avete dato feedback negativi. Io poi ho confermato. Siete perennemente in campagna elettorale. Non avrei detto quello che ho detto adesso, e due, non avrei confermato che quello che mi avevano detto rispondeva alla verità. Posso fare una domanda? Quindi preferite più il Vito Bovino comandante o il Vito Bovino politico? Ma io ti vesco comandante, però... Ah ecco, perché evidentemente... No, vabbè. Avevi capito ancora. Però, ognuno può... No, però era giusto una battuta questa. Detto questo... No, la mia non era una battuta, perché insomma... No, vabbè, però dai. Il ruolo è quello, quindi parliamo con dati di fatto alla mano. Insomma. Allora, sì, parliamo con i dati di fatto. Allora, in merito alla carenza di personale delle forze dell'ordine, non è un problema legato ai concorsi, ma è un problema legato alla spesa, all'incremento della spesa di personale. Tant'è che quando abbiamo fatto l'ultimo piano del fabbisogno, proprio perché abbiamo dei limiti del personale, sto parlando, proprio perché abbiamo dei limiti di spesa, c'è stato nella conferenza di servizi che è stata fatta proprio sul tema, a quale hanno partecipato tutti i dirigenti, c'è stato un braccio di ferro tra i dirigenti, perché ogni dirigente chiaramente è a corto di personale e di conseguenza chiedeva delle risorse aggiuntive. Come sì, però anche se non il si nuovo può, scusa, comandante no, della però, polizia locale. Cioè, però questo non si può sentire. Cioè, i dirigenti hanno la funzione gestionale, sì, l'indirizzo attenzione. È dell'amministrazione. Certo della che l'indirizzo, ma la quando politica tu hai... deve decidere
sia a quel dirigente e non a quell'altro dirigente. Ma non è il dirigente. Allora, che ha questi interventi mi stai dando ragione, perché no, alla polizia no, locale, non ho ancora finito il discorso. Non avete dato le risorse. Dito, ho appena iniziato il discorso. Un problema che avete sottovalutato. Cioè, non può decidere il dirigente, è l'amministratore che deve dire questo piuttosto che quello. Non hanno deciso i dirigenti, attenzione, i dirigenti hanno fatto le loro richieste. Dici che hanno fatto il braccio di ferro? Eh sì, noi ci siamo seduti al tavolo e ognuno ha detto... L'articolo 107... Vabbè, Vito, non devi però fare... Non devi giocare sulle parole, tra l'altro soprattutto quando... Ma non ho finito il discorso, fammelo finire. Ma fammelo finire. Una volta, prima facciamo finire... Fammi finire il discorso, poi dici... Allora, ciascuno di loro, ciascun dirigente ha fatto le sue richieste. Le risorse aggiuntive che noi possiamo dare a seguito, diciamo, in base al piano del fabbisogno, che è limitato dai limiti di incremento di spese personale, sono 6-7 risorse aggiuntive che si devono dividere tra tutti i settori. Ora, noi alla Polizia Locale, alla luce di questo, possiamo dare 2/3 unità, esattamente. Ma che 6 ne possiamo dare in totale? Se teniamo conto che tutti i settori sono in affanno, ma in forte affanno, anche perché ci sono tanti dipendenti che hanno vinto il concorso e che poi hanno chiesto il trasferimento, perché magari sono andati vicino a casa, vicino a... Quindi noi adesso, proprio in questi giorni, ci ha lasciato la dottoressa Ida Scarpa dell'Ufficio Ambiente, che era una risorsa... Michele Tarantini che era una risorsa... Come? Michele Tarantini. Michele Zitoli è andato in pensione. Quindi voglio dire, ci sono gli uffici, sono tutti in affanno. È chiaro che, essendo limitata la possibilità di assunzione, alla Polizia Locale siamo riusciti a dare le risorse che potevamo dare. Cioè, non è che potevamo dire diamole tutte alla Polizia Locale e all'urbanistica non diamo niente, poi voglio dire chi le lavora le pratiche o i lavori pubblici. Assessore, io le volevo chiedere in che modo verranno gestiti eventuali squilibri finanziari risultanti dall'aumento dei capitoli di spesa appunto in questi due settori, cultura e politiche sociali. Ma non ci sono squilibri finanziari, è impossibile che ci siano squilibri finanziari, non si possono verificare squilibri finanziari per un semplice motivo: che uno squilibrio finanziario si verifica nel momento in cui si fanno i debiti fuori bilancio, perché si spende più di quello che è stato previsto. Ma siccome noi spendiamo solo quello che è stato previsto e stanziato a bilancio, non si potrebbe mai verificare uno squilibrio finanziario. Cioè, quindi debiti fuori bilancio non esistono, soprattutto in quei settori. Il debito fuori bilancio può capitare, come è capitato, per esempio, quando ci sono, per esempio, delle sentenze di un tribunale, eccetera. Però noi, per esempio, sui debiti fuori bilancio non si può poi generare uno squilibrio finanziario, per un motivo: che quando noi andiamo a fare il bilancio il rendiconto prima e poi andiamo ad applicare l'avanzo, noi vincoliamo le somme al fondo contenzioso. Cioè, cosa si fa? Si fa una ricognizione di quelli che sono i contenziosi in essere, si stabilisce quali sono le somme che potenzialmente il comune potrebbe spendere laddove risultasse soccombente nei contenziosi, e si accantonano le somme. Abbiamo accantonato 2.800.000 euro al fondo contenzioso. Quindi dovesse insorgere per effetto di una sentenza un debito fuori bilancio perché abbiamo perso la causa, eccetera, abbiamo già le risorse stanziate che vengono attinte dal fondo contenzioso, per cui anche in quel caso lo squilibrio non ci può essere. Noi abbiamo eliminato totalmente la prassi, diciamo, la prassi, che poi la cattiva prassi che c'era dei debiti fuori bilancio, tranne appunto dove intervenga una sentenza. Noi i debiti fuori bilancio che potrebbero, diciamo, essere approvati oggi... Ma quali sono i debiti fuori bilancio che stiamo approvando? Vito Bovino. C'è Vito che ride. Ma non abbiamo un debito fuori bilancio. Gli unici debiti fuori bilancio che potrebbero insorgere adesso sono debiti fuori bilancio dell'ASIPU del 2020. Vabbè, sentiamo quando non c'eravamo nemmeno noi, e sui quali, diciamo, sta lavorando, diciamo, il settore,
per valutare quali sono i debiti fuori bilancio da riconoscere. Ma stiamo parlando di debiti dal 2020, 2019-2020, quando noi nemmeno ci siamo. Scusa Gennaro, ma c'è anche, comunque viene fatta anche una ricognizione dei piccoli eventuali debiti fuori bilancio letterae che il dirigente c'ha già e che già ha lasciato accantonato. Ma sono somme già accantonate, diciamo, cioè squilibri ormai non è più soprattutto prassi, sulla cultura è impossibile grossi. Generare squilibri debiti fuori bilancio. Vito Bovino, prego, abbiamo visto che scuoteva la testa in segno di disappunto. Cioè, non è così, insomma, sento dire un po' delle inesattezze, primo perché le somme vengono accantonate. Ma è anche vero che hanno trovato un patrimonio, hanno trovato le casse e i conti messi, e questo Vito, no, ritorna da le casse, hanno trovato allora, le casse ben messe, ben sistemate, i conti in ordine, e non dimentichiamoci che sui debiti fuori bilancio noi come opposizioni, in particolar modo l'atteggiamento di Nuova Umanità era quello di approfondire in virtù del fatto che nella prima relazione di un debito fuori bilancio, lettera E, dell'articolo 194, l'allora dirigente di Bari sollevava notevoli dubbi, il che apriva poi una scia, un eco di approvazione di debiti fuori bilancio riguardante tutta la problematica ASI, sì, che non sto qui a dire in questa sera. Però il discorso è un altro. Cioè, cosa c'è? Mica l'abbiamo fatti noi. Non si può dire, fatemi parlare, sennò poi già ho il ritorno qui, diciamo, mi ricordo il Covid con questa modalità. Cioè, non si può dire che sulla sicurezza abbiamo fatto i concorsi, poi la gente va, si può attingere da altre graduatorie. Non si può sentire che nell'approvazione del PA o il fabbisogno del personale abbiamo messo solo due risorse. Evidentemente il problema da voi non è concepito come tale, e quindi la situazione all'interno della polizia locale, il pensionamento dei colleghi e quindi tutta la prevede una pianificazione, una programmazione che ha 4 anni quasi di mandato. È impensabile dire che noi siamo in affanno. La politica del personale doveva essere prima tale per cui poter fronteggiare tutta una situazione di servizi ai cittadini. Che vogliamo ricordare i tempi, le lungaggini per quanto riguarda il rilascio delle carte d'identità? Vogliamo ricordare il problema per quanto riguarda il discorso delle agibilità e certificati urbanistici, che è fondamentale per la stipula di atti e quant'altro? Ma di che cosa stiamo a parlare? Allora, io preferisco che uno magari raccontasse la verità, dicesse guarda, c'è un po' di situazione così, ma non scaricare su altri quando poi su tutta una serie di politiche per anni abbiamo puntato il dito contro la politica del 31 dicembre di far venire il cantante, contro tutto ciò che ha fatto il centrodestra, e non so qui a raccontare. Voi avete fatto di peggio, state facendo di peggio, state riabilitando con la vostra attività politica tutto ciò che si era detto in campagna elettorale di cambiare completamente rotta. Si possono dare 500.000 euro per la festa patronale? Quante volte abbiamo fatto i manifesti col partito scrivendo Manet e Circenza? E oggi che facciamo? Li dobbiamo fare? Io non ho i soldi, non abbiamo, diciamo, le risorse tale per poter scrivere o per fare tanti manifesti, ma questo lo diremo quando vivremo le campagne elettorali. C'è allora, uno Vito, stile diverso. Vito, c'è Vito. Una situazione tale da creare una stagione che fino ad oggi tutto ciò che si era annunciato in campagna, e non sto qui a ricordare il discorso delle monetizzazioni delle aree Fegoni, non sto qui a ricordare, cioè basta prendere l'ultimo consiglio comunale. Io ho ascoltato l'intervento del consigliere Arsale, che non è nuovo ad un'uscita del genere. Ricordo il consiglio comunale del 27 dicembre 2022. All'indomani delle festività natalizie c'erano variazioni di bilancio e c'era il regolamento edilizio da approvare. Il consigliere Arsale, un consigliere di maggioranza, non sto parlando dei soliti noti della minoranza, dell'opposizione, io in primis, o Michele Lotito, che ringrazio per la sua attività, per il suo studio e per la passione che ci mette nei suoi interventi, consentitemi questo, ma
alza un consigliere di maggioranza, dice: noi di questo, di attività programmatica, noi non sappiamo niente. Ma fino a quando andrete avanti nascondendo la polvere sotto il tappeto? Un consigliere di maggioranza, allora, di una lista civica, un partito democratico a metà. Cioè, vabbè, l'attività politica, la CAP, che era nata come centro della vita politica, della convergenza, della condivisione, della partecipazione, le consulte, la squadra, tutti quanti, vogliamoci bene. Allora, che fine ha fatto questo? Allora, diamo la replica all'assessore Ciccioli. Vito, però prima si vede che ti manca il ruolo di politico in consiglio comunale, ci manca. Si deve sfogare. Perché io rimanga comandante, insomma. Allora, io cerco sempre di ammorbidire i toni, tu invece cerchi sempre di inasprirli. Allora, io diciamo, devo dire, scusate, c'è mia moglie perché ti vuole in buoni, perché io sono stanza, così, io dice, sono, cerco sempre di trovare la politico. Allora, però, nell'esattezza non le ho dette io. Quando io ho parlato che questa, ho detto che questa amministrazione non sta facendo debiti fuori bilancio, tu mi dici: sì, avete approvato milioni di euro di debiti fuori bilancio. Sì, ma rinvenivano dalle vecchie amministrazioni. Quando furono approvati i debiti fuori bilancio dell'ASIPU, 3 anni fa, il primo anno, adesso mi ricordo, 2021-2022, erano debiti fuori bilancio che rinvenivano dalla gestione commissariale, cioè voglio dire. Poi magari c'era, non dalla gestione nostra, poi ci fu un problema con i servizi sociali. Anche questi, la maggior parte degli anni prima. Perché anche lì, diciamo, era dovuto perché non c'era, non avevamo ancora, non era ancora arrivato Pippo Ciccio, quindi non c'era ancora, quindi voglio dire, erano quei problemi che noi avevamo ereditato. Ed è chiaro che se tu trovi che l'ASIPU ha fatto, se nel 2019, nel 2020, nel 2018 dice: io ho fatto tot un milione di euro di servizi sulla base di una affidamento informale senza l'impegno, che però mi ha generato un debito fuori bilancio, però io l'ho fatto e me lo devi pagare. È chiaro che poi tu a un certo punto devi trovare la quadra, non puoi dire: no, non ti pago il servizio che hai fatto. Ma chiaramente il debito fuori bilancio non l'avevamo creato noi, veniva dagli anni in cui noi non c'eravamo proprio. Oggi noi debiti fuori bilancio nella nostra gestione non li stiamo creando, quindi quello era il senso delle mie parole. Uno. Allora, io volevo chiedere all'assessore, visto che c'è un intervento, un commento della consigliera d'Introno, quindi che leggiamo: il primissimo bilancio di previsione fu destinato 1 milione di euro per il famoso Urban Center, quindi il luogo destinato alla progettazione, che venne definito il punto di forza di quel bilancio. Ci sono novità al riguardo? Allora, l'Urban Center, secondo me, nella sua originaria, questo famoso milione di euro, nella sua originaria formulazione, probabilmente per la fretta, no? Quello del primo bilancio, secondo me non si capì bene, cioè non furono correttamente stanziate le somme, ecco. Perché fu stanziato 1 milione di euro come spese per investimenti, come spese in conto capitale. Spese per investimenti in conto capitale significa che tu con quel 1 milione di euro devi comprare un immobile, oppure devi comprare delle attrezzature, cioè devi comprare dei beni, devi fare degli investimenti, non spese correnti. Quindi diciamo che effettivamente quel 1 milione di euro, così come era stato inserito in bilancio all'epoca, probabilmente frutto probabilmente della fretta di fare il primo bilancio, non fu, diciamo, a mio avviso, io non c'ero all'epoca, non ero nemmeno consigliere comunale, non fu probabilmente correttamente inserito in bilancio e quindi diventò di fatto non spendibile. Perché andavano fatti investimenti, perché stava tra le spese in conto capitale, quindi bisognava, così stava nelle spese, te lo garantisco. Vabbè, poi daremo la parola a Vico per la replica. Cioè, dovevano essere investiti in acquisto di beni, perché erano spese in conto capitale. Vabbè, finiamo questa cosa e poi diamo la replica. Sono state stanziate invece delle somme per l'Urban Center, chiaramente non 1 milione di euro, delle somme più limitate, per come spese correnti.
proprio perché l'obiettivo non è comprare beni o fare investimenti o realizzare una struttura, ma è finanziare, diciamo, la realizzazione di, o comunque acquisire servizi di coprogettazione. Quindi questo è l'obiettivo dell'Urban Center, e quindi, diciamo, oggi sono state stanziate delle somme molto più ridotte, evidentemente, ma come spese correnti. E so che l'assessore Varesano, che lega si sta occupando di questa cosa, ha iniziato, sta facendo, diciamo, un'attività per l'avvio dell'Urban Center, però in quella che è la sua reale configurazione, non l'acquisto di una struttura o di un immobile o altro. Questo per l'Urban Center. Vito Bovino, prego. Però forse stiamo uscendo un po' fuori. Sì. Allora, vabbè, ma torniamo da lei. Intanto io ringrazio la consigliera Di Prono e saluto, perché insomma è da un bel po' che non ci si vede. Però insomma, quello che era il punto di forza, quello che era il fiore all'occhiello, quello che era stato il self, uno dei self più belli che il sindaco avesse mai potuto fare, quello che erano quelli che erano ormai discorsi che da sempre hanno discorsi sterili, perché poi alla fine oggi 1° luglio 2024 scopriamo dall'altro assessore, ecco perché scuotevo la testa, scopriamo dall'assessore al bilancio che evidentemente è stato fatto un errore dovuto alla fretta. Allora, di che cosa visto, vogliamo commentare? Che cosa vogliamo commentare? Anni di amministrazione, di fotografie, promesse mancate, lentezze, cambi di casacca. Non dimentichiamoci che questa amministrazione doveva partire a 18. Abbiamo due consiglieri usciti fuori dal Partito Democratico, aderenti al gruppo misto, magari con un'OPA futura che non si sa. Consiglieri, stanno con più consiglieri nel gruppo misto, consiglieri che ogni tanto dimostrano di avere il cosiddetto mal di pancia perché magari l'amministrazione non li ascolta, non li convoca o non li considera. I problemi sono questi, guardatevi intorno, li abbiamo diciamo così evidenziati e palesati negli interventi precedenti. Cioè, io apprezzo, diciamo, lo sforzo che l'assessore Ciccioli fa di dimenarsi, di cercare di trovare una soluzione, ma lo si vede dai voti, lo si vedono della voi, non lo stiamo dicendo noi perché forse magari perché siamo opposizione allora dobbiamo dire questo, ma lo state raccontando voi state raccontando che quello che doveva essere il titolone in prima pagina, Urban Center, oggi è diventato, lo state dicendo voi, è diventato un errore dovuto alla fretta sul bilancio piuttosto che spesa corrente, l'abbiamo messo dall'altra parte dei capitoli. Di che cosa stiamo a parlare? Sento dire che in una riunione, una conferenza di servizi, i dirigenti fanno a braccio di ferro perché, ma scusate, la conferenza di servizi, cioè, non la presiede il sindaco, segretario e gli altri componenti della giunta. La parola finale, la parola si aspetta dopodiché, alla politica, loro fanno le richieste, scusami Vito. Però ti interrompo su questo. Cioè, a Giovinazzo, chi dà l'indirizzo? Chi dà l'indirizzo politico? L'articolo 50 del TUPS dice che il sindaco è il capo dell'amministrazione, è responsabile dell'organizzazione degli uffici e dei servizi. La prossima campagna elettorale, chi dovete raccontare? Chi dovete presentare? Vito, però ti faccio una domanda su questo. No, però scusami, tu adesso sei il comandante della polizia locale di Giovinazzo. Il sindaco chi deve chiedere quante risorse vuole la polizia locale di Giovinazzo, se non a te? A lui, all'assessore. A te, all'assessore. Dopodiché si fa la valutazione politica. Ma è normale che sei tu che gli devi dire quante risorse ti servono. Stai dando ragione. È la valutazione politica. La valutazione politica. E poi l'abbiamo fatta noi la valutazione politica, è chiaro. L'indirizzo politico sul problema sicurezza, dove è stato dato? Oggi vi siete svegliati e avete il cercato. Il sindaco due giorni fa è andato a fare la riunione del comitato di sicurezza. La convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Ma da quanto tempo fa? Ma non è la prima volta che ci va il sindaco, attenzione. 4 mesi fa la gente in casa aveva paura a restare perché avevano iniziato una lunga... La relazione semestrale della DIA che puntualmente viene fatta al Parlamento. Avete visto, avete letto che Corato è in mano a dei clan paresi,
L'avete letto? Siete stati interpellati? Questa è una relazione che puntualmente ogni sera la dia a parte. Io penso che la gente... Appena finisce Vito Bovino, replicate voi. Allora, intanto, torno a dire, in merito alla questione che non è che... È chiaro che... Allora, io credo che il sindaco di Giovinazzo, quando devono fare il piano del fabbisogno, convochi i dirigenti. Il dirigente Vito Bovino dice, il comandante Vito Bovino dice, a me servono tot unità. L'altro dirigente dice, a me ne servono tot. Dopodiché il sindaco insieme alla politica decide. Questo avviene anche a Corato, come avviene a Giovinazzo, come avviene in tutti i comuni. Come avviene in tutti i comuni. Noi sei unità possiamo assumere. Possiamo assumere sei unità. Perché le potevamo dare tutte alla polizia locale? Scusami, prima di tutto. Perché anche gli altri settori sono in affanno. E poi, per quanto riguarda il comitato della sicurezza, per quanto riguarda il comitato... Tre giorni fa è andato il sindaco e ci va ogni 4-5 mesi, ci va a fare queste riunioni. Ma non l'avevamo chiesto un anno e mezzo fa. Ma ci va già stato prima. C'è stato ogni 4-5 mesi il sindaco. Ci sono le associazioni di volontariato. Se dobbiamo presidiare come deterrente, ci sono le associazioni di volontariato presenti sul territorio, bisogna investire, bisogna chiedere al questore il rinforzo, bisogna chiedere alla compagnia della Guardia di Finanza. Ma il sindaco l'ha chiesto, allora Vito, ti dico un'altra cosa, abbiamo messo a bilancio 183.000 euro di risorse comunali per scongiurare la fuga dei carabinieri da Corato. Perché la sede che attualmente occupa i carabinieri, e ci mancherebbe che dovevate che essere una sede demaniale, è una sede del, è un bene del demanio. Non state scherzando. Allora scusa, no, fammi finire. E ci mancherebbe da quando. Vabbè, ma non mi devi interrompere. Vabbè, con calma, se no ora vi addossate uno all'altro. Allora, dobbiamo chiarire ai cittadini, però. Allora, la sede dove attualmente è ubicata la caserma dei carabinieri è un bene demaniale, non è un bene comunale. Questa caserma è risultata oggi inadeguata allo scopo e quindi i carabinieri non la possono più utilizzare. Ci sono stati diversi incontri tra il sindaco e i carabinieri. All'esito di questi incontri noi abbiamo deciso di assegnare ai carabinieri un immobile comunale che verrà ristrutturato con 183.000 euro di risorse comunali. Si tratta di 183.000 euro che vengono investiti dal comune di Corato per la sicurezza, perché dobbiamo rifare la caserma dei carabinieri per evitare che i carabinieri si spostino. Quello è un investimento per la sicurezza a casa mia, con soldi comunali, se dobbiamo dire le cose come stanno. Allora non diciamo idiozie, così come stanno, per piacere, dai. Il sistema dei carabinieri chiude alle 20. Dovevate andare alla legione dei carabinieri, dovevate chiedere audizione alla compagnia di un territorio di 50.000 abitanti. Non può avere una caserma dei carabinieri che... Poverini, alle 8 chiudono. Il personale, la guerra si fa insieme. E se il sindaco non avesse avuto abbastanza coraggio, forza e determinazione, che sono le parole che uso, avrebbe dovuto chiedere aiuto anche a noi dell'opposizione per far sentire una voce più consistente, poderosa. Questo è lo stesso discorso che vale per l'ospedale, vale per la sicurezza, vale per i fondi RR. Di che cosa stiamo parlando? E ci mancherebbe che dovevate essere capaci di chiudere una caserma dei carabinieri alla città di Corato. E come vi dovevate presentare alla città? Da quanto tempo sapete? Ma noi intanto ci abbiamo messo i soldi, ci stiamo mettendo. La caserma dei carabinieri persa in quelle condizioni. L'avete saputo oggi? Ieri? Da quanto tempo l'avete saputo? Ci hanno informato della questione, cioè che significa? Cioè, da quanto tempo siete a conoscenza? Io non lo so, perché non è il settore mio, io so da quando mi hanno chiesto i soldi e glieli ho messi, voglio dire. Va bene, allora in merito alla sicurezza, no, i clan, eccetera, io non credo che Corato sia, almeno la percezione che ho io è diversa. Io esco sabato sera, esco la domenica, perché esco e cammino per le strade, è piena di gente, non mi sembra che la gente vada in giro col giubbotto antiproiettili. Io vedo bambini in giro, adolescenti, anche a luna di notte, è piena così la città. Esci il sabato sera, vabbè, tu stai di servizio forse a Giovinazzo, ma se esci il sabato sera a Corato è pieno di gente. Io tutta sta paura dei clan, della cosa, non la vedo. Ma perché? Secondo me, cioè, si sta esasperando. Sono film
sono film che vedono due o tre consiglieri di opposizione, magari qualche cittadino, qualche mamma di cittadino che il figlio è stato ora aggredito, che ci siano i clan, magari qualcuno, se arriva la droga, qualcuno che magari passa, siccome siamo quasi in chiusura, diciamo, vede qualcuno forse che sta spacciando e allora magari. Ma di che cosa? Allora, perché avete organizzato la marcia per la sicurezza a Corato? Allora, vi state sconfessando. Sparato una persona, Vito. E poi fu sparata una persona. Di che cosa stiamo parlando? Allora, dai, scusate. Felice, dai. Dite. Fu sparata allora, una persona, per quello faceva. Ho capito, allora, ho capito, hai detto che mi preferite comandante a Giovinazzo. Questo l'ho capito. Hai dato 2 milioni e 8 per il contenzioso messi da parte. Sì, più o meno. Sì. Rientra anche il famoso discorso di Palazzo Gioia? In quelli ci sono, c'è 1.200.000 euro in quei fondi di Palazzo Gioia, per Palazzo Gioia, per il contenzioso di Palazzo Gioia. Quindi per arrivare ad una eventuale conclusione euro, perché? Perché quella era l'ipotesi peggiore, cioè laddove si dovesse andare avanti con la con adesso la c'è la sentenza del Consiglio di Stato che dice che il palazzo è degli eredi. No, allora non dice esattamente questo. La sentenza del Consiglio di Stato dice altro. La sentenza del Consiglio di Stato dice un'altra cosa. Adesso stiamo divagando. Non entra nel merito di chi sia la proprietà. Dice dovete pagare l'affitto sulla base di quello che era lo stato dell'immobile al momento. Ma io pago l'affitto al mio proprietario di casa. Allo stato in cui l'immobile era in origine, fino diciamo alla riconsegna, dice, dando per scontato che sia degli eredi, ma in realtà allo stato attuale così non è, decurtato delle migliorie fatte dal comune. Ora, se andiamo a fare i conti di quant'è il canone maturato al netto delle migliorie, io non so adesso alla se fine, conviene se le superano i canoni eccetera. Ora il 1.200.000 euro chiaramente è una somma che è stata stimata dal contenzioso sulla base dell'ipotesi peggiore in assoluto che potesse succedere. Ora è chiaro che qual è diciamo l'idea, che probabilmente di chiudere la questione prima o poi bisognerà chiuderla magari con una transazione, non lo so, adesso questo non lo so, dobbiamo lasciare lavorare gli avvocati, l'ufficio contenzioso, io faccio altro, mi occupo di altro, però è chiaro che 1.200.000 è l'ipotesi peggiore, è chiaro che quelle cifre sono impensabili anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, perché se andiamo a fare i calcoli sulla base della sentenza non arriveremo mai a 1.200.000, è impensabile, perché i canoni al netto delle migliorie probabilmente stiamo parlando anche di somme notevoli. Non so, adesso non saprei quantificare. Ci sono anche altri problemi. Ma, su quindi voglio sentenza, dire, poi ci sono tutta una serie di altre valutazioni. È complicata quella cosa là. Non è una questione di semplice definizione. Poi, ora, l'idea mia qual è? Che si arrivi a una definizione, diciamo, concordata, magari tra le parti, che si stanzino delle somme minime rispetto e che si sblocchino poi il resto dei quelle somme. E quindi ritornino poi libere. Vabbè, prematura. Noi siamo già passati da un fondo contenzioso di circa 4 milioni di euro a un fondo contenzioso di 2,8-3 milioni di euro. Poi in questo avanzo libero abbiamo già sbloccato 1 milione di euro che prima erano accantonati nel contenzioso, perché evidentemente stiamo risolvendo diciamo alcuni quindi contenziosi. Una cosa invece a me cara per diciamo, provenienza giornalistica sportiva, lo sport. Ho letto solo 20.000 euro per delle manifestazioni sportive. Innanzitutto voglio chiedere a che punto è quel famoso mutuo che doveva servire per il campo sportivo e se i soldi sono arrivati. E quindi, però i lavori non sono ancora cominciati, non è stato fatto ancora l'appalto, non è stato fatto nulla. Il Corato Calcio, tra virgolette, proprio in questi momenti un dirigente mi ha chiesto di chiederti, relata refero, quel famoso contributo di 24-25 mila euro che mancano per chiudere questa stagione al Corato Calcio, se e quando verranno dati. E quindi e poi chiaramente la questione che a te riguarda forse solo come bilancio, ma potrebbe riguardare altri assessorati, i lavori al campo sportivo, perché anche se oggi ci potesse essere un investitore che
crede nel calcio accorato, però poi quando va a vedere dice manca la struttura, di che cosa stiamo parlando? Noi, allora, il credito sportivo è stato, noi siamo stati ammessi al credito sportivo e anche al contributo in conto interessi, che sostanzialmente azzererà di fatto gli interessi sul mutuo per il comune. Quindi noi restituiremo sostanzialmente il capitale e gli interessi non li pagheremo, perché c'è poi un contributo ministeriale che va ad azzerare di fatto gli interessi. Il mutuo è stato concesso e anche il contributo sugli interessi. Da quello che so io, perché dalle informazioni di cui dispongo io, che mi sono state date diciamo dal dirigente, da Cacosso, c'era una serie di step da superare, che erano dei pareri su alcune varianti che sono state apportate al progetto diciamo iniziale. I pareri positivi sono arrivati tutti e quindi il dirigente Cacosso sta già predisponendo la gara per l'affidamento. Quindi l'affidamento verrà dato a breve e quindi presumo che verso settembre-ottobre dovrebbero già iniziare i lavori, che secondo il dirigente dovrebbero durare un 90 giorni, un 3 mesi. Quindi è presumibile che tra... Questo parliamo però di un'apertura di un impianto sportivo non al 100%. Sì, diciamo... Soltanto con i 350 spettatori... Sì, che verranno... lato diciamo, Diamond soltanto. Sì, che verranno diciamo assegnati. In realtà ecco perché c'è stata fatta la variante, perché in realtà inizialmente si pensava di fare solo una tribuna e poi in realtà si è pensato di fare anche un'altra tribuna a fianco a quella, quello che so io, però potrei sbagliarmi, non è il mio settore. E quindi è stata fatta una variazione che ha un po' allungato i tempi. Però, diciamo, da quello che dice il dirigente, sostanzialmente entro gennaio, febbraio massimo, il campo dovrebbe essere riaperto. Ecco, questo dovrebbe essere fruibile. Perché lui ha detto che i lavori ha stimato che dovrebbero essere realizzati in circa... Questa è la stima del dirigente. Poi sappiamo che le amministrazioni pubbliche le stime poi sono sempre un po' ottimistiche. Però lui stima 90 giorni di lavori, quindi dal momento in cui lui fa l'affidamento, più o meno 90 giorni si dovrebbero concludere. Speriamo soltanto che ci sia poi una società di calcio che possa utilizzare, perché purtroppo anche oggi c'è la conferma del presidente Palermo che nessuno si è fatto avanti e quindi restano tutti dimissionari. Il 25 luglio scade la scadenza per l'iscrizione che... se le cose rimangono così come sono alle 21:30 circa del primo luglio, il Corato non si iscriverà e quindi ci sarà il titolo che poi verrà perso. Certo. Allora, visto che siamo quasi in chiusura, io innanzitutto poi vorrei lasciare uno spazio a Vito per le repliche, però vorrei chiedere all'assessore Addario appunto come si prevede di monitorare l'efficacia degli investimenti nelle politiche sociali? Ma allora, ma perdonatemi un attimo, voglio stare un minimo su... Allora, a me non piacciono le discussioni diciamo, in cui si parla di tutto e di tutti. Cioè, lo capisco col sindaco, quando si intervista il sindaco, ma quando si intervistano degli assessori, poi anche, è difficile anche essere aggiornati sul pezzo di tutte le questioni, sì, anche ma con rischio poi di dire una cosa... No, faremo delle trasmissioni specifiche. Mi sembra più opportuno anche per evitare di dire così. Vabbè, però il bilancio era un argomento vasto, quindi... Confidiamo nella vostra onniscienza. No, vabbè, io preferisco... Cioè, Gennaro, visto che si avventurava... No, io mi avventuravo, chiaramente, quelle che sono le mie informazioni. Però io ti volevo fare la domanda. Quanti dipendenti ha il comune di Giovinazzo? Questo non lo so, dovrebbe essere intorno a una settantina, ottantina. Ottantina, novantina, penso, perché se c'ha 20 vigili più o meno quanti noi, più o meno... No, questo te lo dico perché a me ha sempre colpito una cosa, quando noi siamo entrati in amministrazione, fine 2020, già nel 2021, il comune di Ruvo di Puglia, che ha meno della metà dei nostri abitanti, poco meno, aveva 105 dipendenti, mentre noi ne avevamo 97. Quindi il doppio in proporzione agli abitanti. Aggiungo un elemento. Il comune di Ruvo di Puglia è stato sottoposto anche a una procedura
di, adesso non so se è dissesto finanziario, comunque predissesto, hanno avuto parecchi debiti da finanziare. Questo perché lo stesso evidentemente Giovinazzo, diciamo, perché si sta a 70-80 dipendenti ed è meno che ancora per un discorso di oneri di urbanizzazione legato. Sì, vabbè, ma non è quel punto, Vito, aspetta, non è quel punto. No, calmissimo. Per dire, con la metà della popolazione aveva il doppio cioè aveva lo stesso numero di dipendenti, anzi di più, quindi in proporzione diciamo il doppio. Giovinazzo sta a più 50, più 60, più 70% circa dei dipendenti nostri. Questo perché lo dico a beneficio degli ascoltatori? Perché Gennaro l'ha detto, però volevo valorizzarlo. Cioè, dal 2011, 12, 13, diciamo, da quando è iniziata l'austerity, ma poi anche tutti gli anni seguenti, per gli enti locali è impossibile fare dei balzi avanti nell'assunzione di personale, perché di fatto le assunzioni sono ancorate e agganciate alla spesa storica e a quanto questa si è incrementata nel corso del tempo. Il patto di stabilità che adesso non c'è. Sì, ma, sì, ma è rilevante, ma siccome noi negli ultimi anni non sono state fatte assunzioni... Ci sono i vincoli, la spesa per il personale è vincolata a determinati parametri percentuali sul complesso della spesa degli anni precedenti, eccetera. Cioè, capisci? Quindi perché noi io... non possiamo assumere quante no, risorse... No, quindi questo per dire cosa? Che le politiche, le mancate oppure le super prudenti politiche assunzionali degli anni precedenti, prima che arrivassimo noi, ci hanno messo nelle condizioni oggi di non poter fare quel grande lavoro di rilancio, perché se no spiegatemi come mai Ruvo aveva, perché il patto di stabilità e i vincoli assunzionali ce l'hanno avuti tutti, non è che Ruvo era zona statuto speciale, diciamo, con un predissesto è riuscito ad avere più dei nostri dipendenti con metà degli abitanti. Questo giusto per chiudere, nel senso che la storia ha un peso e su questo, diciamo, te lo dico anche a te come esponente nobile anche del centro-sinistra e di idee progressiste, diciamo, su questo ti invito a fare un ragionamento. Per rispondere alla domanda, allora, c'è una buona notizia, diciamo, rispetto a questo tema assunzionale, do una buona notizia, nel senso che mentre per gli altri settori ci si faceva la guerra tra dirigenti e tra assessori per le briciole, nel caso dei servizi sociali, invece, noi da un lato stabilizziamo un amministrativo che è quello che ci è arrivato col PNRR, che è arrivato ai 3 anni e che noi oggi possiamo, diciamo, stabiliscare il 1° dicembre, dopo aver cresciuto 3 anni una persona molto in gamba, eccetera, ci sembrava opportuno non disperdere quelle energie e lo stabilizziamo. Tutto il resto delle assunzioni che facciamo, e ne facciamo parecchie, perché noi dovremmo assumere 6 nuovi assistenti sociali, più 2 che vanno a Terlizzi come ambito, saranno 8, però vabbè, 6 assistenti sociali in più accorato, che arriveranno gratis per i bilanci comunali. Perché? Perché finalmente, grazie anche alle politiche di stabilizzazione e di assunzione degli anni scorsi, in particolare le stabilizzazioni, siamo riusciti ad arrivare a un livello di assistenti sociali, tot assistenti sociali ogni tot di abitanti, che ci permette di arrivare, di poter entrare con queste assunzioni alla soglia dei LEPS. Cioè la legge nel 2020 ha stabilito che ci dovrebbe essere un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, preferibilmente uno ogni 4.000. Con queste assunzioni noi sfondiamo quella soglia e lo Stato ai comuni che sfondano quella soglia riconosce un contributo, sostanzialmente li paga lui l'assistente sociale. Quindi noi siamo stati bravi ad arrivare alla soglia di uno ogni 6.500 abitanti, un assistente sociale ogni 6.500 abitanti. Tutti quelli successivi, che è questa tornata che assumiamo, sono tutti gratis. Torno alla domanda. Noi, dei servizi sociali del comune di Corato, gestiscono circa 10 milioni di euro l'anno di budget. In servizi che vanno dai servizi per le famiglie, per i minori, per gli anziani, per i disabili, per gli stranieri, per gli asili nido, per gli adulti fragili, chi più ne ha più ne metta. Noi ci ritrovavamo di fatto nella condizione di dire al personale: o stai chiuso in ufficio a fare le gare e a presidiare le rendicontazioni, anche di assistenti sociali abbiamo chiesto di fare questo di fatto in questi anni, tanto erano diventati pochi, oppure va in giro ma poi non garantiamo la continuità ai servizi. Con queste assunzioni, e quindi come era molto difficile anche controllare il lavoro, io non metto tanto in discussione che soggetti, cooperative sociali o associazioni che hanno gestito i servizi abbiano lucrato, abbiano rubato, io questo non ci credo minimamente, però è chiaro che se
la stazione appaltante, chi esegue, sono totalmente sconnessi. Allora, se io assistente sociale che sto lavorando sul nucleo familiare, su un soggetto fragile, non c'ho il tempo di andare a ragionare con te educatore che vai alla casa, non c'ho il tempo di andare a ragionare con l'insegnante che ci lavora tutti i giorni la mattina, non c'ho il tempo di costruire il tavolo in cui tutti noi che ci occupiamo di queste situazioni parliamo, è chiaro che la qualità è più scadente e quindi i servizi che noi produciamo sono più scadenti, quindi anche l'impatto che noi produciamo è più scadente. Quindi noi oggi con queste assunzioni costruiamo, io secondo me, un gran pezzo di condizioni che ci permetterà per la prima volta nella storia del comune e dell'ambito territoriale di Corato di poter monitorare i servizi che facciamo. Aggiungo un elemento: l'ambito territoriale Corato Ruvo Terlizzi, con cui diciamo abbiamo approvato il piano di zona e realizzeremo nuovi servizi eccetera, per la prima volta nella storia, cosa è successo anche da un anno e mezzo a questa parte? Che siccome l'ambito territoriale, noi gestiamo delle politiche, che, dei servizi che vengono fatti anche su Ruvo e Terlizzi, però i soldi arrivano a noi, le gare le dobbiamo fare noi, i funzionari che scrivono gli atti li dobbiamo fare noi. Noi abbiamo detto, belli cari, fino a mo, tabula rasa. Per carità, l'ambito ha funzionato nei primi anni, dal 2005, ha funzionato molto bene. Però negli ultimi anni, prima che arrivassimo noi, ha avuto diciamo, un periodo di, un po' burrascosi. Adesso ci sono due scrivanie in cui viene 30 ore a settimana una funzionaria categoria D amministrativa dal comune di Ruvo e una funzionaria categoria D del comune di Terlizzi che vengono a casa nostra a fare insieme le procedure che facciamo insieme. Quindi oltre ad assumere più persone, abbiamo anche detto a Ruvo e Terlizzi, beh, siamo ambito, siamo una squadra, però poi non scaricate su di noi tutti diciamo i sovraccarichi amministrativi. Dateci una mano. Vabbè, lo facciamo, però a distanza, nei ritagli. No, ragazzi, vabbè, venite qua. E questa sarà una bella rivoluzione. Ok, io volevo dare la replica a Vito Bovino Vito, e poi a Leonardo. Per buttare un po' di alcol su questa fiammella. Ma Salvatore, tu vuoi fare Felice il piromane? Felice Adario ha detto che è riuscito ad avere un assessore, un dipendente, un amministrativo ogni 5.000 abitanti, un assistente sociale. Ricordami, i vigili devono essere uno ogni 1.000? Uno ogni 850, legge regionale dovrebbe quindi essere siamo in linea, siamo in linea. A te la replica. Diverso. Sotto i 1.000 dovrebbe essere, in base poi alla classificazione del comune turistico. Sì, vabbè, era chiaramente diciamo, sì, un modo io per dire questo. Io voglio dire ma la questo. Differenza è che lo Stato mette i soldi ora che ha trovato i LEP. A me qua invece qua magari Felice, so, no, Felice, Felice, allora io voglio dire questo. Io molte volte ho criticato l'amministrazione per un tratto che palesemente si mostra, che è quello dell'incompetenza, e lo dimostrano quello che molte volte ho detto in consiglio comunale, dati a mano, oggi lo ripeteva l'assessore Ciccioli per quanto riguarda il discorso dell'Urban Center, tu stai parlando perché la tua competenza, quello quanto riguarda la gestione consociata dei servizi sociali, quello che appunto poi dà vita al piano sociale di zona, giusto? Mettere insieme delle risorse, bene. Avete mai pensato questo di farlo per la questione sicurezza, visto che i nostri interlocutori, il comune di Ruvo, ha più personale per quanto riguarda il discorso polizia locale, di poter mettere insieme? Anche lì la legge, il legislatore, ha questa possibilità. Dopodiché, io, mentre voi parlavate, cercavo un attimo tra i vari proclami, i vari self che sono stati fatti, di gran lunga rispetto all'impegno e ai problemi risolti da voi, leggevo un noto giornale online della nostra città dato mercoledì 7 settembre 2022, dove l'articolo dice dal 15 settembre nuove assunzioni in comune. Parliamo di vari profili, dal profilo CED, laboratore tecnico, B1, categorie D, istruttori direttivi per quanto riguarda anche il servizio avvocatura, 4 assunzioni di polizia locale. Bene, dove stanno? Se oggi stiamo parlando di un'emergenza personale e avete fatto dei concorsi, significa che la pianificazione con un PAO serio
questa non è stata fatta. Aspetta, il fabbisogno del personale racconta altro. I pensionamenti non sono all'ordine del giorno, cioè dalla sera alla mattina estemporanea. I pensionamenti, in virtù del fatto che devono smaltire le ferie, i residui e quant'altro. Quindi la politica del personale, è vero che negli anni scorsi c'era il patto di stabilità per cui il legislatore imponeva che sulla spesa del personale ci doveva essere il parametro da rispettare, spesa pensionistica con i nuovi assunti, ma a quattro anni non si può sentire, doveva essere il primo punto di organizzare la macchina amministrativa, però vedi come per dare poi, fatemi finire, stai raccontando la realtà, vi ho ascoltato, abbiamo fatto dibattito, però poi dopo ascoltate, stai poi, ascoltando la macchina che non risponde alla verità, dà la possibilità di rispondere celermente a tutti i bisogni, ve li ho detti prima e ve li ricordo. Discorso certificato però sta andando tutte queste cose. Allora, un attimo, vabbè, con calma, però io devo replicare in maniera ferma. Vito, scusami, voglio dire questo e concludo. Se nel 2020 questo riscontro dalle mie passeggiate, quando le faccio le lamentele, ma lo dicono i giornali, lo raccontano ogni giorno i giornali che diciamo mostrano la cifra di quella che è la città, tra 3-4 giorni ci sarà di nuovo una macchina bruciata, ci sarà l'ennesimo scippo, questo il problema delle carte d'identità. Allora, se nel 2020 si era creata un'aspettativa enorme con una parola che indicava, diciamo così, il riassunto del vostro programma, bene, anzi benissimo, e la parola era il cambiamento, oggi a 4 anni con quello che ci siamo detti anche dal punto di vista politico, ricordatevi che il concorso fatto dall'ASIPU, il consigliere Mascoli ha raccontato di una procedura concorsuale di cui avete discusso i nomi in maggioranza. Quelli è falso, è falso. Ma io lo dobbiamo denunciare noi per diffamazione. Del ma cosa stai dicendo? Li abbiamo Vito, con calma, la stiamo buttando in caciara e nella volgarità assoluta, perché quest'ultima cosa che tu hai detto sulle elucubrazioni mentali di Salvatore Mascoli, scusatemi, è una falsità. Dal denuncio a Salvatore Mascoli per quello che ha detto, quelle cose lì, che andava denunciato per diffamazione. Ma di cosa stiamo parlando? Nessuno di noi ha mai fatto un nome, anche perché io personalmente quelle persone lì non le conosco, non le voglio conoscere e non le conoscerò mai. Ma di cosa stiamo parlando? Io personalmente e neanche gli altri. Questa è diffamazione, prima cosa. Seconda cosa, sono state, pare che siano state fatte delle denunce mostrando i nomi di chi sarebbe stato assunto. Vedremo che cosa uscirà per quanto riguarda la questione di competenza. Io la respingo al mittente, ok? Perché sulla nostra competenza io parlo per me. Devi stare tranquillissimo, va bene? Perché questa amministrazione, io come assessore al bilancio, i conti sono in ordine. Abbiamo preso una società che era da mettere in liquidazione, stava morendo, perché così ce l'avevano lasciata e l'abbiamo risanata. Ci avevano detto che eravamo pazzi perché la società non era società in house, e guarda a casa, l'ANAC ha detto che è una società in house, ma noi eravamo pazzi, allora è pazza anche l'ANAC. Terza cosa, eravamo pazzi perché il Consiglio di Stato aveva detto che il bilancio 21-23 e c'è l'altar. Il Consiglio di Stato ti ha dato ragione. Nessuno ha detto una cosa, nessuno ha detto, oh, forse ci eravamo sbagliati. Il Consiglio di Stato lo ha detto che quel bilancio era valido. Ok, è il Consiglio Stufrato, è l'organo supremo e la sua parola vale più di tutte le nostre parole. Ora, se lo dice il Consiglio di Stato che quel bilancio era valido, è valido. Ora chiudiamo le questioni, e quindi questo, a me sembra che quella fu una dimostrazione di competenza, e forse gli incompetenti erano gli altri, e forse chi ha fatto buttare i soldi al comune per
per difendersi da accuse infondate erano gli altri, perché il comune si doveva difendere e il Consiglio di Stato gli ha dato ragione. Ok? C'era di noi quella cosa lì, ha rischiato di far cadere un consiglio comunale legittimamente eletto, quella cosa lì, e quindi si era arrivati al punto che ci è stato criticato il fatto che il comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato perché ha fatto spendere i soldi, eccetera, per difendere un sacrosanto diritto. E il Consiglio di Stato non sono io l'assessore al personale, quindi sto tranquillo. Allora, è il sindaco l'assessore al personale, quindi potete dire quello che volete. Detto questo, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione ed è l'organo supremo, ok? Lì nessuno ha detto, oh scusate, ci siamo sbagliati, oh scusate, abbiamo fatto buttare dei soldi al comune. Qualcuno doveva chiedere scusa per aver fatto buttare i soldi ai cittadini perché il Consiglio Comunale doveva difendere un proprio sacrosanto legittimo diritto che è stato sancito dal Consiglio di Stato. Altro che incompetenza! Quando ci dicevate che eravamo pazzi perché davamo gli affidamenti all'ASIPU, che non era società in house, l'ANAC, l'ente deputato a farlo, ha detto che era una società in house. Ma di cosa stiamo parlando? E noi siamo gli incompetenti. La società ASIPU oggi è salva. Il margine di tesoreria che era negativo, meno 1.400.000, oggi io le accuse di incompetenza le rispedisco ai mittenti. Secondo aggiornarvi congiuntamente. Ad aggiornarvi separatamente per quanto riguarda la situazione proprio per evitare queste spese. Caro assessore, vatti a leggere gli atti. Ma il Consiglio di Stato ha detto che era pretestuosa. Era pretestuosa quella cosa. L'ha detto il Consiglio di Stato, non io. Allora, il Consiglio di Stato. Ma allora, stiamo scusando. Basta. Possiamo quasi chiudere. Quindi sono un capo. Vito, tu hai detto. Rispetto alla questione delle politiche assunzionali, io prima ti ho citato che quando nel 2000. Ma per parlare con te bisogna solo parlare sopra di te. Infatti io stavo parlando io, mi avete dice che io Vabbè, con calma. Vito, prima ti ho citato il dato che nel 2021 noi avevamo 95 dipendenti e Rune aveva 107, ok? Adesso sono circa 124. Aspetta. 124 e 5 dirigenti. E abbiamo 6. Sono 5 dirigenti più il comandante della polizia locale con funzioni di PO. E 124 dipendenti. E cioè, quindi sono aumentati del 30%, e ci abbiamo 5 dirigenti totali, che io ritengo essere delle colonne portanti in questo momento anche dei settori, delle figure assolutamente, oltre che dei ciucci di fatica, come si dice nelle nostre parti, anche delle figure di garanzia, e con noi che possiamo fare svolgere oggi un ottimo lavoro di indirizzo politico con dei dirigenti che finalmente possono anche portarle avanti queste cose qua. Abbiamo milioni di euro da gestire e la struttura, infrastrutturare la macchina organizzativa è una priorità e lo abbiamo fatto. Noi quando siamo arrivati c'era un solo dirigente a tempo determinato che scadeva. Adesso ce ne sono 5. Questa roba è importantissima. E i risultati si vedono. E io so, tu oggi stai continuando a portare le cose del primo bilancio di 4 anni fa, di 5 anni fa. Mi dispiace che quando poi ti portiamo a discutere sulle variazioni, diciamo, sei un po' più in difficoltà sul presente. Attaccate il passato, noi andiamo avanti. Allora, siccome siamo giunti al termine, il fatto che è chiaro che io mi sono riscaldato perché non riuscivo a parlare, perché Vito Bovino poi la prossima volta lo dobbiamo far venire in studio. Siamo andati anche fuori tema e soprattutto non c'entrava niente. Poi anche insulti, incompetenza. Io credo che la nostra competenza l'abbiamo dimostrata. Ora, in merito a questo, in merito alla questione del bilancio partecipato, voglio ricordare all'avvocato Stolfa che io ho fatto 3 incontri sul bilancio partecipato e ho invitato le consulte, lo ripeto, ho detto a tutti i presenti, fate le vostre proposte, ripeto che le consulte hanno 365 giorni all'anno per fare le proposte e noi poi dobbiamo decidere se recepirle o meno. Ora, io sulla questione del bilancio partecipato, più che fare 2 incontri a settembre, quindi in tempi
molto lontani e molto anteriori rispetto al bilancio, e dire fate le vostre proposte. Ma che devo fare? Devo andare a prendere le persone da casa loro? Devo andare a suonare i campanelli? Cosa devo fare? Io li ho invitati, ho detto fate le vostre proposte, ho detto alle consulte avete 365 giorni all'anno per partecipare al bilancio. Anche oggi noi abbiamo stanziato delle somme sul bilancio, ma quelle somme per la maggior parte non sono ancora state impegnate. E fino a quando non c'è un impegno di spesa, si può anche decidere se anziché impegnarla su una cosa, impegnarla su un'altra. Fate le proposte! Ok, allora siamo giunti al termine di questa maratona, sono quasi 2 ore. Penso che i superstiti che ci seguono da casa saranno veramente in pochi. Alla fine sembravamo più il processo del lunedì di Biscardi, ma tu non ricordi perché sei troppo giovane. Ci sono argomenti per fare altre trasmissioni. Vabbè, chiaramente poi nel senso avremo cura di invitare Vito qui in studio per un dibattito più articolato. Adesso salutiamo appunto i superstiti che ci hanno seguito da casa, ringraziamo Vito Bovino, Felice Addario, Gennaro Ciccioli, Leonardo Simonetti e Salvatore Vernice. Rinnoviamo l'appuntamento alla prossima stagione, perché ormai questa chiudiamo qua per la pausa estiva. Per la pausa estiva e diciamo io direi anche ora... Vabbè, è stato un appuntamento focoso, voglio dire. Non sappiamo se la direttrice di questo emittente continuerà a darci una mano. L'ultima sudata politica, per intenderci. Prima no, però Vito, io purtroppo, ora, io quando mi confronto con Michele Lotito, che ha un carattere più, diciamo... Allora, più, indipendentemente dalle vacanze, Ciccioli. Con lui arriva lo sconto. Indipendentemente dalle vacanze, va bene, possiamo fare del corno il suo permesso. Ma certo, no, vabbè, ma appena riprendiamo la stagione, voglia. Adesso andiamo a casa, ci prendiamo l'ossigeno così respiriamo bene. Ok, quindi saluto anch'io Vito. Noi siamo a disposizione. Ciao Leonardo, Vito, ti aspettiamo in studio. Va bene. Grazie, un saluto a tutti, a tutti i nostri amici. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Salvatore, ciao Felice. Ciao Gennaro. Ciao Vito. Ciao. Grazie alla regia di Giuseppe Tarantini. Dato da Cantine Torrevento. Vini di un'altra Puglia. Forza vitale. Energie Puglia, luce e gas. Olio Ribatti, su tutto. Su tutto. Una Pol, olio extravergine di oliva. Oh.